Ci sono persone che nel loro piccolo, come quello che un po' la maggior parte di noi sta facendo, semplicemente rispettando le regole che ci sono state chieste di osservare, stanno partecipando con eguale responsabilità a quello che noi tutti speriamo di ottenere a breve. Ma vedete, inevitabilmente noi tutti percepiamo che non tutti hanno accolto questa cosa, che molto spesso la tentazione di salvaguardare propri e personali spazi di libertà mette in pericolo la libertà di tutti. Vedete, questa cosa è avvenuta sempre, sempre e sempre avverrà. Ma questo non deve deluderci e non deve soprattutto istigare sentimenti di rabbia o di odio verso nessuno. Semplicemente, ecco, magari ancora una volta siamo molto più stanchi di quando questa esperienza è cominciata. Ma voi lo sapete, proprio quando un corridore, un atleta si avvicina alla meta finale, è proprio il momento di maggiore crisi e di maggiore stanchezza. Però è anche il momento in cui la vittoria è veramente a due passi. Allora, ecco, l'invito a tutti quanti voi è di non stancarci, di dare buon esempio, ancora una volta di ringraziare del dono della vita e della salute il nostro buon Dio. A noi il compito di liberarla da ogni tentazione, soprattutto, ecco, di rispettare la nostra e la vita di coloro che ci sono accanto. So bene che questo messaggio l'abbiamo ripetuto, forse cominciamo a stancarci, ma ripeto, oggi più che mai queste indicazioni ci danno la possibilità di pensare ad un futuro certamente migliore.